Londra. Città semoventi che ne divorano altre? Peter Jackson ha ragione a sottolineare la novità di Macchine Mortali, ma è anche vero che il film deve parecchio all'estetica dello steampunk, che è un sottogenere della narrativa fantastica in cui invece del futuribile, che invecchia abbastanza rapidamente, si utilizzano elementi visivi che derivano da un passato più o meno remoto. Steam significa vapore. Lo steampunk si rifà soprattutto agli albori della rivoluzione industriale, con macchine che magari non sono mortali, ma che sono sferraglianti, sbuffanti come una locomotiva. Come nel castello errante di Howl, che è il protagonista inanimato ma sempre in movimento di un lungometraggio di animazione di Hayao Miyazaki, che è una fiaba, ma di cui ci ricordiamo soprattutto questo enorme castello che si muove su gigantesche zampe. Ecco, Miyazaki in qualche modo si è ispirato a Albert Robida, che era un romanziere ma soprattutto un illustratore francese vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, che era considerato una sorta di Jules Verne più radicale, uno che del futuro sapeva immaginare anche i risvolti sociologici, come l'emancipazione femminile, o quelli più oscuri, come l'inquinamento, come la tecnoguerra. Robida e Verne sono alla base di molto steampunk, basterebbe vedere Il sottomarino di 20.000 leghe sotto i mari, oppure i film di Karel Zeman, geniale regista cecoslovacco, specializzato in un cinema d'animazione che mescolava personaggi reali con scenografie e macchine disegnate a mano, e che si è ispirato tantissimo a Verne, con film come Viaggio al centro della Terra, Il capolavoro, La diabolica invenzione, o I ragazzi del Capitano Nemo. A Zeman si è ispirato sicuramente anche Terry Gilliam, che nel 1985 con Brasil realizza un film orwelliano che mescola elementi steampunk con roba che sembra venire dagli anni 40 e 50. Ed è curioso perché Brasil è uscito nell'85, un anno dopo Orwell 1984 di Michael Radford, che anche quello sembrava un noir americano degli anni 40. In qualche modo, dopo aver esplorato il futuro del presente, si andava a esplorare il futuro del passato. See you next Wednesday.